In genere i pionieri sono sempre quelli che hanno insomma, portato l'innovazione all'inizio e poi col tempo sono anche diventati leader. Noi speriamo insomma, di essere partiti un pelo prima e quindi di poterci affermare nel giro di poco tempo. Le chiedo una breve presentazione della vostra startup. Allora, è una startup che ha una nascita principalmente da dipartimenti universitari e questo un pochino ha portato anche ad avere una commistione di competenze molto molto profonde e maturate negli anni, quindi non siamo persone che si sono improvvisate su un'idea di business a caso, ci hanno studiato molto e oggi diciamo stanno studiando più che altro il business perché ormai hanno assodato le competenze tecniche e devono imparare a fare altro. Quali sono gli utilizzi di questa tecnologia innovativa? Gli utilizzi hanno potenzialità innumerevoli e quello che un pochino forse rende l'idea potenzialmente vincente è la versatilità, perché le applicazioni possono essere veramente tante, si va appunto dall'industria pesante come quella della siderurgia, volendo, ma anche a applicazioni di altra natura nell'aerospace e nell'automotive, quindi bisogna solo trovare il modo di inserirle per sostituire magari applicazioni che oggi sono date per scontate ma che possono essere soppiantate da idee nuove. Ecco. Quindi anche di...